VPC LOL, Salam Alaikum. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. L'ultima volta siamo riusciti a trovare tutti i tre pezzi della Triforza e abbiamo esaurito le sedi di distruggere il recluso, cioè Mortifern in versione recluso, nel presente, dove praticamente tutta la parte che era la zona della statua della Dea, che c'era oltrenuvole, è caduta praticamente sulla terra dell'esilio, a Firone. Sembrava fatta, ma purtroppo pur Zelda, dopo che si è svegliata, è stata rapita da Ghirain, che è andato nel passato, e dovremo inseguirlo, ma prima ci dobbiamo preparare. Quindi torneremo un altro oltrenuvola e vi diremo il perché. Perché per affrontare quello che ci attende ci vorrà molto. Quindi torniamo un attimo nel presente, adesso qui siamo nel passato. Poi ci andiamo a preparare. E vi faremo vedere un po' quello che è successo. Scusate, ma sono raffreddato. Se usciamo di qua, vi faccio vedere un attimo come si è. Sulla tradizione cosa è successo? Praticamente tutta la zona che era della statua della Dea è caduta sotto. E come potete vedere, tutta l'area che era in quella zona di Oltrenuvole adesso si trova qui nell'area di Firone. Il resto è caduta mezza città. Solo che se dobbiamo per qualche stramotivo uscire, dobbiamo purtroppo attraversare l'altra porta. E niente, andiamo oltre nuvola per fare delle cose. Minchia, lo sto proprio benissimo, però vabbè. Stupida allergia stagionale. Prendiamo l'altra porta. Nel frattempo parliamo col Goron. Cos'è? Il simbolo rosso della vita è ciò che devi disegnare con lui che cerca la fonte delle idee. In tal modo la fonte della vita godrà come la pioggia. Questo gli dico in testa di che per tutte le vestite, tu ti capisci qualcosa? Cos'è che vuoi? Sì, consultiamo di nuovo i testi antichi, sì, tanto. Simbolo rosso della vita. Va bene, ho capito. Vuoi un cuore? E un cuore te lo disegno. Tanto per rendere meno, diciamo, questo. Il cuore vuoi? E il cuore sia. Minchia, che schifo. Per tutti gli abissi di vedere per credere, proprio questo allora, il simbolo della vita di cui parlavi i testi antichi. Ecco il mio regalo, un ringraziamento per avermi aiutato nelle mie ricerche. Una ciglia della dea, che tanto. Non ci serve più a niente. Vabbè, ora però andiamoci perché abbiamo perso un po' di tempo. Prendiamo quel. E torniamo in cielo. E torniamo ad Oltrenuvola. Tanto è vicino. E come potete vedere, se andate dove c'era la vecchia statua della Dea, non c'è più perché è caduta sotto. Infatti un pezzo di città se n'è andato. Scegliamo un attimo al bazar perché devo fare delle cose. Cambiare l'equipaggiamento. In parte però. Quindi andiamo al bazar.
Andiamo da quella tizia che mi ha spezzato il cuore. Togliamo l'equipaggiamento che non ci serve più, ad esempio, l'amuleto dell'insetto, ormai non ci serve più, via. L'assacco di semi non ci serve più perché ormai non credo, non possiamo, non affronteremo più nessuno con i semi perché ci sarà inutile. Dovete ora prendere le bottiglie. Ampolle, cioè. Tre vi dovrebbero bastare. Anzi, che faccio? Mi prendo pure la fata. Chissà, non si sa mai. Due fate sono meglio di una. E basta. Porta bombe. Beh, le bombe ci possono ancora servire. Sì, beh, bella, insomma. E poi andiamo da questa qua che ci vende. Sì, dammi questa cosa, così almeno ci può servire. Per 3 minuti avremo, diciamo, un vigore che si consuma più difficilmente, tutto qui. Ora, torniamo un attimo oltre nuvole prima di tornare lì e parleremo con il padre Zelda. Ehi, un PC LOL, ma che succede? La dea, l'isola della dea è scomparsa. Veramente... Non dire nulla, allorché la sciagura sarà evitata. Sulla terra la dea si sarà ritornata. Sono le ultime parole di ciò che avviene tramandato per tradizione orale. Adesso ne colgo il senso, era questo dunque. Ciò significa anche che tutto è compiuto. Infine Zelda se ne salva. Non esattamente. Ah, capisco, non c'è niente di cui debba dispiacerti, non tormentarti, ma basta sapere che stai facendo tutto vero tutto. Io credo che tu incontrerai di nuovo Zelda. Conto sui Tempsil. Va bene, ora però. Andiamocene. Non c'è altro, mi pare no. Allora, prendiamo un uovo. E torniamo in quella zona. Tanto, per ora non dobbiamo più fare niente. Non prendere a sbattere. Vabbè. L'hanno messa apposta quell'isola. E torniamo qua. Torniamo alla terra dell'esilio perché dobbiamo tornare nel passato e affrontare l'orda di Ghiraib. Ci dovremo affrontare tanti boblin che ci romperanno le palle. Dell'esilio che ormai non si può più chiamare perché ormai il recluso è stato abbattuto. Ah, qui c'era la cosa, non l'avevo vista. Ah, sì, ma si vede che è in una zona che non era accessibile o non mi sono accorto di niente. Vabbè, comunque torniamo nel santuario. Magari dalla parte giusta. Andiamo a distruggere i piani di Ghiraib. Così almeno. Che poi Ghiraib ci ha dato molti problemi. Dovremmo affrontarlo, mi pare, una terza volta. Sì. Ghiraib 3 sarà. Cioè, versione 3. Ok, torniamo nel passato. Perfetto. Preoccupare... come ti chiami tu?
Impa, eccomi. Forza, andiamo. Vediamo cosa ci attende. Adesso affronteremo veramente una cosa pallosa. Ghiraim ci impedirà di raggiungerlo subito, mettendo in tutta la spirale. Eccolo là, mentre fa i suoi piani per risvegliare il Signore Oscuro usando il corpo di Zelda, facendo tutti questi movimenti un po' particolari. Eccolo lì. E userà praticamente il potere di Zelda per risvegliarla. E noi non possiamo fare per ora nulla perché ci dovremo affrontare tutti. Perché per lui userà tutti i mostri per rallentarci il più possibile. Ma ci vogliono ancora finire, Red Demon si è ancora svegliato, impeditegli di avvicinarsi. Ed ecco qui, dovete fermarlo anche al costo della vita, ho bisogno di più tempo, all'attacco. Eccoli là. Un esercito di goblin. Fortunatamente sarà tutto. Cerchiamo di evitarli fino a quando non saremo obbligati praticamente a sfidarli. Cerchiamo di zigzagare se riuscite. State attenti perché purtroppo non è facile. Cercate comunque di. Quando saremo obbligati, tiriamoli giù. Ok. Sì. Sono cazzate, ma sono anche tanti. Non è facile. Però cercate di attaccarli il più che potete. Ok, sì. Ok, il primo strato è andato, ecco qui, adesso ci sono quelli con le bombe. Non sarà facile, però ci proviamo. Perfetto. Ah, ci sono gli strunz. Cerchiamo di farli. Ops. Facciamo lo stesso gioco, cerchiamo di rallentarli un po'. Ci hanno messo un po' le strette, vabbè. Perfetto. Già, questi qua sono una palla totale. E questi ci stanno mettendo più difficoltà, ma perché sono una palla. Però li abbiamo già buttati giù. Fortunatamente non hanno molta energia. Venite, venite. Perfetto. Aperta la seconda porta. Abbiamo solo subito 4 cuori, ma tanto siamo a posto. Ah, questi con gli arcieri ci sono adesso. Questi sono una palla. Gli arcieri. Assolutamente siamo. Ok,
Adesso sì, c'è tipo lì l'invasione. Ok. Ah, questi qua. Dove siete? Ah, ci siete ancora voi. Ok. Mi pare che c'è ancora un altro. Ah, questi qua. Questo qua bisogna... questo qua scappa. Fortuna che abbiamo... Dove cazzo sta? Non riesco a prenderlo quello. Oh, finalmente. Ah, non serve adesso. Ah, ce ne sono ancora altri, vabbè. Ci sono tutti... Oh, questi... adesso è dura. Ma non possiamo affrontarli tutti insieme. Ok. Non la fanno neanche usare. Ok, ora posso. Non ho usato la cosa, ma vabbè. Ce n'è solo uno. Ok. Adesso non c'ho più bombe, vabbè. Ok, uno l'abbiamo ammazzato. Prendiamo il cuore. Ci riesco. Ok.
E quelli là altri. Ah, muori. Quanti cazzo? Oh. Ah, ancora questi, che palle, li odio. Prendiamoci il cuore. Minchia sto stronzo però. Ok. Gli altri. Vedete? È rimasto ancora qualcuno? Ah. Sei riuscito a entrare. Abbiamo buttato giù il muro. Dopo ci aspetta la battaglia con Ghirang, che non sarà facile. Abbiamo solo... Ah, ce ne sono ancora altri. Vabbè. Apriamo almeno le dita, cioè i cuori.